speriamo che, diciamo, il governo possa coprire tutte le borse di studio degli aventi diritto allo studio. Oggi in Lombardia non è così, non solo per la mia università, ma anche per le altre università. Dobbiamo trovare un modo per cui i ragazzi meritevoli, che non possono permettersi di studiare, debbano avere la possibilità di farlo e di mettersi alla prova. Noi mettiamo sempre dei fondi nostri, e già oggi nel Senato di oggi dovrò presentando il budget del 24 incrementerò la cifra, saranno 9 milioni che verranno messi nel 24 per supportare tutti gli aventi diritto allo studio. E se anche soltanto mi coprissero i 9 milioni che ci metto io, sarebbe già una buona cosa, perché il resto è coperto dallo Stato tramite la Regione, ma il problema è che gli mancano 9 milioni per poterli coprire tutti. Devo ringraziare il mio Senato, tutti i membri del Senato e del Consiglio di Amministrazione che approvano questa nostra scelta, che comunque è stata una scelta che facciamo da 10 anni. Il problema è che le cifre si stanno incrementando, perché il numero di persone con ISEE basso è aumentato.